diceva che sarebbe stata una guerra lampo. I tedeschi pensavano di passare qua dentro e in 3 mesi basta, finire tutto. Ma i francesi li ha fermati sul fronte occidentale con la battaglia di Amarna. Da quel momento è diventata una guerra di trincea. E lì in trincea io sono stato. In trincea si aspettava sempre qualcosa. Si aspettava l'arancio. E dopo si aspettava apposta. E dopo si aspettava di poter aspettare qualcos'altro. Non se lavavamo quasi mai. Dormivamo per terra, su busi scavassi a terra, sotto l'acqua, in mezzo al fango. E spusava le trincee dei nostri bisogni, di quei dei cavalli e dei pantegani che mi correva intorno. E spusava tanto le trincee, anche di carne marsa, quella dei nostri soldati e anche di che altri. Cioè, i morti austriaci spussava come i nostri morti, stesso odore, preciso, preciso. Vedere i morti sbranata e bombe dai pantegani, vedevimo quello che poteva succedere ogni giorno, ogni ora, sempre. Avevamo paura, sì, tanta paura. Ma dopo, col tempo potete abituare, non ti interessava più niente di Aspusa, dei peoci e dei sighi, i sighi. Pareva quasi che fossimo in dormesa o in Seminì, che c'era il sardo Turido che pregava sempre. Messa Toni tirava su bestemme dalla mattina a sera. Mario e Beppi se la sparà sui piedi e sue mani per poter andare a casa. Però bisognava stare attenti, perché se te beccava o se pensava che te c'eri statia sparate, non nemico, ti fusiava. Mario io la beccava. Eh sì, la paura faceva 90. Ho visto proprio gente fare di tutto per poter andare a casa, ma a un certo punto la trincea già era età come casa mia. I miei compagni mi capivano, gente diventava come una famiglia, si aiutavamo tra noi altri per cercare di venire fuori. C'era come una nazione nuova, diversa da casa, dove che nessuno mi capiva, diversa dai borghesi e dai politici che ci accolava, e diversa dai comandanti che ti sparavano a schiena, come a Mario, maledetti. In guerra che c'era il piombo, il fango e la carne. Noi altri c'eravamo carne, tanti c'eravamo pori contadini al fronte, che mi ha sempre insegnato a rispondere.